Allora, vediamo come si installa il beacon. Quindi abbiamo messo i 2-3M, quindi sotto al beacon e nella posizione migliore del vostro UAS. Nel caso di Enterprise RTK e comunque di Evo 2 RTK, la posizione migliore, quella che non dà assolutamente problemi all'elettronica, è questa qui. Va bene? Quindi noi lo collochiamo. Dovete sentire il click. Va bene? Perfetto. Quindi non si muove orizzontalmente, verticalmente, come vedete, è molto sicuro. Ok? Quindi per rimuoverlo semplicemente dovete agire lateralmente, così, e se ne viene subito. Va bene? Quindi è importante questo. Dopo il click, ok? Muovetelo orizzontalmente a sinistra e a destra, in modo tale che le clip praticamente si serrano perfettamente, dopodiché diventa verticalmente anche molto sicuro, ok? Quindi devo dire che il velcro è perfetto. Allora, vediamo più da vicino il beacon Blue Mark DB120. Qui abbiamo l'accensione, quindi lo sposto da destra verso sinistra e lo accendiamo. Vediamo subito la carica della batteria. Un caricatore da 65 watt l'ha caricato praticamente in un quarto d'ora, quindi una carica molto veloce, devo dire. Il Type-C è molto comodo, è quello più ormai uno standard de facto, è quello più utilizzato in questo momento. Vedete il LED rosso di carica del Type-C, quindi molto più versatile rispetto al vecchio micro USB che è presente nel drone tag il beacon. Qui invece abbiamo il comodissimo Type-C. Poi la configurazione è davvero molto semplice, in quanto basta premere il pulsante che trovate qui. Ecco, il LED rosso vuol dire che il Blue Mark si trova in modalità configurazione, quindi sta esponendo una wifi, un hotspot, e si accede al pannello di configurazione. Allora, nel primo menu abbiamo il seriale che corrisponde a quanto riportato nell'etichetta sotto al dispositivo hardware. Stabiliamo l'UAS Type è un multirotor, va benissimo, quindi un drone. Andiamo nelle informazioni più interessanti, quelle che riguardano la compliance alla 945. Quindi diciamo che siamo nella regione europea. Questo è il registration number, quindi è il mio codice operatore, il codice operatore della nostra UAS RE88. Attenzione che qui visualizza soltanto la parte pubblica, i codici privati che trovate su D-Flight, quindi li dovete specificare con un trattino, quindi trattino e gli ultimi tre caratteri, quelli che rimangono private. Ok? La categoria UAS è specific. In questo caso il nostro Evo 2 è stato registrato in tempo per gli ITSTS. La classe di appartenenza non, qui c'entra poco perché non è il nostro Evo 2 non è un C2, ma andiamo a specificare che comunque è un C2 in quanto pesa più di 900 grammi ed è inferiore a 4 kg. Abbiamo terminato la configurazione, tutto molto semplice. E niente, queste informazioni, flight, possiamo descrivere per esempio l'obiettivo del volo, fotogrammetria, quello che vogliamo. Alcuni parametri tecnici che io consiglio di non modificare. Una cosa importante sono i dB di trasmissione, che consentono, ovviamente io ho messo il massimo, questi dB consentono di intercettare il beacon a distanze davvero importanti. Abbiamo visto che rispetto al drone tag raddoppia, più che raddoppia, il range di intercettazione, quindi 18 dBm implementano questa modalità di
intercettazione. Firmware, in caso bisogna flashare il nuovo firmware. In questo momento abbiamo l'ultimo che è del 23 ottobre, non abbiamo segnalazioni di firmware aggiornati. Dopodiché dovremo uscire dalla modalità di configurazione ripremendo il tastino qui. Ok? Perfetto. A questo punto possiamo spegnerlo per fare un test, riaccenderlo e lo vediamo ovviamente nell'applicazione quella di monitoraggio e di intercettazione degli UAS, con le informazioni del registration number, la parte pubblica. Va bene, quindi per il momento questo è tutto. DB120 Drone Tag lo trovate su Droni Pro nella sezione corsi, vicino ai corsi specific europei STS01 e VVLOS STS02. Trovate anche il Drone Tag. In questo momento in preordine, ma nel giro di una settimana spediremo i primi 20 pezzi.